Andiamo a vedere oggi un altro metodo per poter guadagnare con le criptovalute. Conoscerete molto bene molti di voi i cosiddetti launchpad, probabilmente conoscerete quello di Binance o di Bybit. Per chi non lo sapesse, un launchpad è una piattaforma di lancio di un progetto, solitamente utilizzata dagli exchange, in questo caso centralizzati, per poter lanciare e finanziare un determinato progetto e dare la possibilità agli utenti di acquistare il token del progetto appunto che viene lanciato ad un prezzo solitamente vantaggioso. Questo grazie, diciamo, alla detenzione della criptovaluta di riferimento dell'exchange. Nel caso di Binance parliamo di BNB, nel caso di Bybit parliamo di BIT e nel nostro caso di oggi parleremo di BitGet e del token BGB, di come funzionano i launchpad e di come utilizzarli per poter guadagnare. Ciao amico criptomane e benvenuto in questo nuovo video. Se non mi conosci, io sono Salvatore, ti aiuterò a capire molto di più del mondo delle criptovalute e utilizzare questo mondo per poter guadagnare. Ed è quello che faremo oggi andando a guardare come funziona il launchpad di BitGet. Prima di iniziare però, come sempre, per supportarmi lascia subito like a questo video, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e seguimi anche su tutti i social per rimanere sempre aggiornato e non perderti mai niente. Ovviamente, primo requisito importante, dovete detenere un account su BitGet. I vantaggi sono molteplici. Il primo in assoluto, grazie a BitGet potete fare trading, acquistare, vendere, prelevare criptovalute senza fare la procedura di verifica dei documenti. Conoscete la procedura KYC, nel quale dovete dare i vostri documenti all'exchange? Nel caso di BitGet potete anche non farla e prelevare fino a 20 Bitcoin al giorno tranquillamente. Secondo motivo importante, grazie alla partnership con BitGet sono riuscito ad ottenere un referral link che trovate in descrizione, che vi dà la possibilità di ricevere il 15% di sconto per sempre sulle fee, sia sul mercato spot sia sul mercato dei futures. E oltretutto attualmente ci sono molte coppie sul quale addirittura pagate 0 fee sugli scambi. Ovviamente ragazzi, se userete il mio referral link voi riceverete lo sconto e in più aiuterete me a supportare il canale. Adesso passiamo al secondo step, ovvero il secondo requisito importante per poter partecipare ai launchpad, ovvero detenere il token BGB, che è il token di riferimento di BitGet creato sulla blockchain di Ethereum. Per poter acquistare il token BGB, ovviamente dovete depositare le vostre criptovalute sull'exchange oppure andarle ad acquistare utilizzando i vari metodi di pagamento, quindi magari le vostre carte, oppure depositate le vostre cripto e successivamente andate nella sezione spot di trading, cercate la coppia BGB, ad esempio con USDT, vedete qui. Attualmente il token costa 17 centesimi e andate a selezionare l'ammontare di BGB. Magari decidete di fare un ordine a mercato per comprarlo al prezzo attuale, ad esempio decidete di acquistare 1000 USDT di BGB. Andate a creare l'ordine a mercato, in questo caso comprerete a 16,9 centesimi, quindi quasi 17 centesimi praticamente, e comprate i vostri BGB che ovviamente poi troverete nella sezione asset nel portafoglio spot. Adesso che abbiamo acquistato i token, dobbiamo cercare la voce Launchpad, quindi andiamo nella sezione Earn, cerchiamo la voce Launchpad, clicchiamo e troveremo tutti i progetti scorsi ed eventualmente i nuovi che poi verranno pubblicati. Le regole, ragazzi, più o meno sono standard e adesso ve le spiego. Ovviamente poi per ogni progetto vanno approfondite perché può cambiare qualcosa, quindi quello che ci interessa è andare a vedere le regole del progetto che verrà poi pubblicato. In questo caso, come esempio, prenderemo l'ultimo progetto lanciato che è stato appunto Revolend. Quindi la prima cosa che andremo a fare è vedere tutte le informazioni del progetto cliccando su Partecipa. Ovviamente potremo andare a vedere tutte le informazioni, quindi la total allocation, il numero totale di token che verranno messi in palio, il numero di ticket che verranno messi in palio e quanti REVO, quindi quanti token verranno dati per ogni ticket che risulterà vincente. Adesso vedremo come ricevere i ticket e in più c'è anche il prezzo ovviamente espresso nel token BGB di ogni REVO. In questo caso ogni REVO vale 5,16 BGB al prezzo di vendita. Ovviamente vi anticipo che i token che vi verranno assegnati, quindi i REVO che vi verranno ad esempio assegnati nella presale, saranno scalati dai vostri BGB, quindi dovrete appunto detenere BGB sia per impegnarli, così come funziona nel launchpad di Binance, sia per far detrarre ovviamente il prezzo dei token che vi vengono assegnati. Innanzitutto, ragazzi, il processo è molto molto simile ai vari exchange. C'è una fase di registrazione, quindi con una data
sul quale andrete a registrarvi. C'è un periodo di accumulazione dei vari ticket, ovviamente in base alla detenzione dei vostri token BGB, un periodo di distribuzione dei vari ticket, se sarete vincitori in quel caso di un ticket, il listing dell'exchange sul token e la distribuzione ovviamente del token. Quindi anche in questo caso potrete poi andare a vendere al listing i vari token. Quindi le date sono molto importanti, perché non dovete dimenticarvi di registrarvi per poter partecipare. Poi c'è l'introduzione al progetto, quindi tutte le informazioni del progetto, la rete, la total supply, quindi tutto quello che dobbiamo sapere del progetto. C'è anche il prezzo espresso in dollari, in questo caso un revo equivale a 60 centesimi, e successivamente anche il vesting, quindi quando vengono distribuiti i vari token. In questo caso saranno distribuiti sul tuo account quando parte il trading, quindi ovviamente poi lì eventualmente saremmo stati vincitori, lì avremmo trovati nella sezione asset, quindi portafoglio spot. Adesso vediamo come partecipare. Innanzitutto riceveremo dei ticket, otterremo dei ticket in base a quanti BGB deteniamo. Per sapere quanti ticket basta andare in questa tabella, quindi cliccare su View Details sul progetto. Questa può cambiare, quindi vi consiglio di andare a vedere poi il progetto quando uscirà. In questo caso ogni detenzione di BGP valeva il doppio, quindi valeva il 200%, come potete vedere. Magari questo può valere per il prossimo, come no. Qua c'è specificato per ogni ammontare detenuto in token BGP, ovviamente l'equivalente in USDT, si riceveva da 50 a 500 USDT un ticket. Ovviamente questi sono i ticket che avreste ottenuto a prescindere, non vincitori, non per forza vincitori. Quindi da 50 a 500 un ticket, meno di 50 niente. Quindi poi da 500 a 2000 due ticket e così via, come vedete in questa tabella. Una cosa importante è la data di registrazione, quando dovete cliccare per registrarvi al progetto, e la data di quando viene effettuato poi lo screenshot, che va a vedere appunto il balance complessivo dei vostri BGB detenuti. Un'istantanea delle attività dell'utente conto spot e futures verrà scattata in un momento casuale durante il periodo per calcolare le disponibilità giornaliere dell'utente. Quindi fate attenzione a detenerli per tutto il periodo, i vari BGB. Un altro metodo per poter guadagnare dei ticket è sicuramente fare trading, quindi un volume che supera i 100.000 vi dà diritto a 5 ticket, un volume che supera i 200.000 sia per lo spot sia per i futures vi dà diritto a 10 ticket. Quindi ovviamente poi in questa sezione del progetto vi compariranno alla fine quanti ticket avete ottenuto e quanti ne usciranno vincitori. In base a quanti ne usciranno poi vincitori riceverete i token di riferimento e li troverete nel vostro wallet, sezione asset, wallet spot. Inoltre per ogni progetto magari possono cambiare le tipologie di bonus messe in palio. Ad esempio per Revo era possibile invitare amici a guadagnare il token di riferimento, era possibile sfruttare il bonus di nuovi utenti. Ovviamente questi non per forza ci saranno nei nuovi progetti. Una cosa importante, ragazzi, fate attenzione alle date, ai vari periodi, quindi alla data di registrazione, alla data di accumulazione dei ticket quando verranno valutati il numero di BGB che detenete, alla data di distribuzione dei ticket vincenti e alla data soprattutto di listing del token, perché poi quando andrete nella sezione spot e spot trading alla data di listing del token cercherete la coppia di scambio, ad esempio Revo USDT, eccola qui, e sarà il momento in cui ovviamente avrete ricevuto i vostri, mettiamo una data, un time frame più grande, avrete ricevuto i vostri BGB che saranno disponibili e che appunto in quel caso potrete decidere di vendere. Ad esempio avreste ricevuto 75 Revo, avreste cliccato su market per vendere a mercato, sell Revo, in questo caso market qui, e vendere al listing. Vediamo cosa è successo qui al listing, è partito da 0, dovrebbe essere partito da 0,60, infatti sì, ha toccato punte di 2 dollari, quindi nel caso in cui avreste venduto magari ad 1 dollaro avreste accumulato 75 dollari di Revo pagati invece a 60 centesimi, quindi avreste ottenuto un guadagno. Ovviamente cosa importante, i Revo che vi verranno poi assegnati verranno scalati dall'ammontare di BGB che ovviamente detenete, quindi se detenete 1000 BGB vi verrà scalato il valore dei 75 magari Revo assegnati, per esempio, che vi saranno stati assegnati dall'ammontare dei BGB detenuti nel vostro wallet spot. Un'altra cosa importante, poi i restanti BGB non utilizzati, quindi
che rimarranno, perché ovviamente rimarranno altri BGB, vi verranno restituiti e li ritroverete sempre all'interno del vostro wallet Spot. Infine ragazzi, qua troviamo una serie di regole e requisiti importanti per poter partecipare, che sono più o meno sempre gli stessi. Gli utenti devono essere registrati al lancio e in possesso del token BGB, registrarsi nel periodo di registrazione, aspettare il calcolo dell'allocazione, quindi quando verrà fatto lo screenshot dei BGB detenuti, un hard cap per utente, questo è il numero massimo di token che potreste ricevere, anche se detenete ad esempio 1 miliardo di BGB, più di questo numero di Revo non avreste potuto ricevere, e poi ovviamente come funziona la distribuzione del token Revo, quindi vengono bloccati i tuoi BGB per tutto il periodo in cui saranno impegnati, verranno scalati dai tuoi BGB l'ammontare di Revo che ti saranno stati assegnati in base a quanti ticket saranno usciti vincitori. Ad esempio un ticket vincitore avresti ricevuto, adesso ti faccio vedere, 75 Revo per ogni ticket. Ok, clicchiamo sul progetto. 75 Revo per ogni ticket. Se un ticket esce vincitore, quei 75 Revo ovviamente saranno stati detratti dai tuoi BGB. I restanti BGB, quindi che sarebbero poi rimasti, ti verrebbero riassegnati e rimessi nel tuo wallet Spot. Quindi andresti poi nella sezione asset, wallet Spot, e riceverai sia i token Revo prima del trading, quindi prima del lancio, e sia i restanti BGB che sono rimasti. Se c'è qualcosa che non è chiaro, fatemelo sapere nei commenti e entrate nei canali e gruppi Telegram che trovate in descrizione per fare qualsiasi domanda. Io vi invito come sempre ragazzi a supportarmi e quindi lasciare like al video, iscrivetevi al canale e seguitemi su tutti i social. Noi ci vediamo al prossimo video.